E vorrei chiedere invece a Giancarlo Scotoni quali saranno i nostri prossimi passi, i nostri, intendo, di Transform Italia. È una responsabilità grande quella che mi stai dando. Io volevo dire che noi siamo molto impegnati a essere il più possibile presenti, a condividere le nostre riflessioni come queste che abbiamo ascoltato, molto interessanti oggi. E però perché questo sforzo abbia il massimo di successo, tralasciando i problemi relativi alla struttura che purtroppo sta diventando sempre più privata delle comunicazioni dei social, sarebbe un capitolo su cui parlare a lungo, no? Questo capitolo lo salto completamente, vengo al tentativo, no? All'appello che noi vorremmo fare a chi ci segue, ai nostri follower, ai nostri amici di Facebook, a tutti i cittadini interessati al fatto che Transform continui il suo impegno, che è un impegno importante, civile, politico e sociale, come dire, seguirci in modo anche esplicito, per cui premere quei pulsantini sia del mi piace che del segui alle nostre pagine, e in particolare vorrei chiedere di iscriversi al nostro canale YouTube, perché il nostro canale YouTube ha pochi follower e YouTube, per garantirci alcuni strumenti che ci sarebbero necessari per andare avanti, chiede che i nostri iscritti siano almeno 1.000. È un obiettivo difficile da raggiungere, su cui vorrei proprio sollecitarvi. Se riesco, vi faccio vedere il nome del nostro canale su YouTube. Non so se si legge bene. È Transform Italia senza punto. Lo potete cercare su YouTube, ci trovate. Troverete tra poco anche questa interessantissima conversazione. E con questo appello chiudo. Auguri a tutti e a tutte. Grazie, grazie anche a chi ci ha seguito fino adesso. E ricordo che comunque l'impegno di Transform è settimanalmente di postare nuovi articoli e nuove riflessioni sui temi all'ordine del giorno, e quindi l'appuntamento è per mercoledì pomeriggio, e come sempre ci trovate su transform-italia.it. Grazie e ciao. Ciao a tutti.